dal secondo libro dell'inquietudine di Fernando Pessoa, frammenti di una autobiografia, frammento numero 130. Sono invecchiato nelle sensazioni, mi sono confuso formulando i pensieri e la mia vita si è trasformata in una febbre metafisica, sempre alla scoperta dei significati occulti nelle cose, giocando con il fuoco delle analogie misteriose, procrastinando la lucidità integrale, la sintesi normale da cui svestirsi. Sono precipitato in una complessa indisciplina cerebrale, piena di indifferenze. Dove mi sono rifugiato? Ho l'impressione di non essermi rifugiato da nessuna parte. Mi sono abbandonato, ma non so a che cosa. Mi sono concentrato e ho limitato i miei desideri per poterli rendere più raffinati, per arrivare all'infinito. E penso che vi si possa arrivare. Abbiamo bisogno di avere un porto, uno soltanto, sicuro, e da lì partire per l'indefinito. Oggi sono un ascetico della mia religione, di me stesso. Una tazza di caffè, una sigaretta e i miei sogni sostituiscono alla perfezione l'universo e le sue stelle, il lavoro, l'amore, perfino la bellezza e la gloria. Non sento quasi il bisogno di stimoli. L'oppio ce l'ho nell'anima. Qual è il mio sogno? Non lo so. Mi sono sforzato di arrivare a un punto dove non sappia neanche più ciò che penso, ciò che sogno, le mie visioni. Mi sembra di sognare sempre più da lontano, di sognare sempre più il vago, l'impreciso, ciò che non posso avere in visione. Non formulo teorie rispetto alla vita, se è bella o brutta, non so, non penso. Ai miei occhi è dura e triste, intervallata da sogni deliziosi. Che mi importa cos'è per gli altri? La vita degli altri mi serve solo per vivere nel mio sogno, la vita che mi sembra convenga a ognuno di essi.